Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Tetramisole 10% Formevet. Formevet SRL. Ultimo aggiornamento. 1 febbraio 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Tempi di sospensione. A cosa serve? Tetramisole 10% Formevet è un medicinale veterinario a base del principio attivo tetramisolo, appartenente alla categoria degli antielmintici e nello specifico i imidazotiazoli. È commercializzato in Italia dall'azienda Formevet SRL. Tetramisole 10% Formevet può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Formevet SRL. Concessionario. Formevet SRL. Ricetta. SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo. Tetramisolo. Gruppo terapeutico. Antielmintici. Forma farmaceutica. Granulato. Confezioni. Tetramisole 10% Formevet Busta 30G. Principio attivo. Tetramisolo, DC.IT, 100 mg/1G. Indicazioni. Per uccelli da gabbia e da voliera. Terapia delle ascaridiosi, capillariosi, o psoriasi. Posologia. Da 2,50G a 6G per ogni litro di acqua da bere, a giudizio del medico veterinario. Durata del trattamento. 1-2 giorni. Si raccomanda di sostituire ogni giorno l'acqua da bere. Non miscelare in mangimi solidi. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.